Dopo 10 anni di gestione Zaia degli alloggi popolari sta emergendo un quadro desolante. La nuova legge ha messo in evidenza delle carenze enormi di gestione da parte delle ATER, per lungo tempo commissariate e per lungo tempo inefficaci, sia nel scovare i furboni, altro che furbetti. C'è gente che ha patrimonio immobiliare e che vive negli alloggi popolari. Com'è possibile questo? Dove erano gli ATER negli ultimi 10 anni? E adesso, con la nuova legge, migliaia e migliaia di sfratti, di persone che sono in pensione, di persone fragili che hanno bisogno di assistenza, senza capire le conseguenze di questa nuova legge. Un disastro totale. E noi chiediamo conto, immediato ritiro, modifiche e soprattutto giustizia sociale. Non è possibile mettere in strada anziani di 80 anni che hanno solo avuto il pregio, non il difetto, di risparmiare tutta la vita, di ricevere il TFR, di garantirsi un attimo l'assistenza sanitaria. Poi sta emergendo un altro aspetto che Zaia veramente ha introdotto nella gestione della Regione Veneto: ha aumentato la spesa per i servizi fondamentali. Pensate alle case di riposo, quante sono aumentate le rette. E così i canoni adesso degli alloggi popolari aumentano anche del 300%. Allora, aumentare i servizi vuol dire colpire la gente più fragile e vulnerabile, e questo è intollerabile.